Allora, salve da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega, e ovviamente dall'ingegner Kobaski. Volevo parlare oggi della costruzione e della realizzazione di una bobina per un dipolo accorciato, cioè per ridurre la lunghezza fisica del dipolo, precisamente per la banda dei 40 metri. E tutto è nato da una mail di un collega, Novello M, Enrico, Italia Uniform 1, Quebec, My Quebec, tutta la mia vicinanza morale per il doppio Quebec nel call, mi immagino la fatica, e appunto dicevo, ha realizzato questa antenna, ha provato a realizzare questa antenna, addirittura un dipolo multibanda, e per la banda dei 40 metri accorciato. Caricato, quindi per avere una lunghezza fisica inferiore, ed era molto in difficoltà. Innanzitutto complimenti per il coraggio che la prima antenna che realizzi inizi con una bobina, con un'antenna caricata. Molti colleghi OM non hanno tanto spazio e quindi le alternative sono ben poche. Ho una verticale, se hai un tetto accessibile, o se no un pezzo di dipolo, e se vuoi fare qualcosa in 40 metri molto spesso ti tocca ridurre la lunghezza fisica dell'antenna. Niente, vediamo come si costruisce la bobina, come la realizzo io in un modo ritengo abbastanza semplice, utilizzando radio utilitario, partendo dalle misure che erano fornite da Enrico. Allora, questa è l'antenna, io utilizzo sempre il radio utilitario. Le misure nel progetto, nello schema che mi è stato inviato, sono: lunghezza totale a disposizione 13 metri, distanza della bobina dal centro 5 metri, diametro del conduttore 1,5 mm e frequenza 7,1, quindi per la banda dei 40 metri. Il programma mi calcola un'induttanza della bobina pari a 28,36 microhenry. Quindi adesso passiamo qui al calcolo, mi è caduto l'ingegner Kobaski, al calcolo, al dimensionamento della bobina. Dunque, sicuramente realizzando una bobina con spire spaziate, cioè con una certa distanza fra una spira e l'altra, è effettivamente meglio. È più complicata la costruzione. È vero che si può accompagnare l'arrotolamento del filo metallico, di solito rame smaltato, sulla bobina con un altro filo che faccia da distanza tra le varie spire. Oppure, come di solito faccio io, o metto in stampa un supporto per la bobina con una filettatura col passo necessario, o anche, per far prima e per fare in modo che il metodo venga applicato da tutti, anche da chi non ha modo di avere a portata di mano una stampante 3D o non la sa usare per disegnare un filetto, oppure faccio la bobina con spire serrate, cioè in aderenza una all'altra. Allora, io ho impostato un diametro del filo, io so che ho un filo disponibile rame smaltato di 1 mm, ok? Lasciamo stare i millesimi, ma è 1 mm. So dal programma di calcolo che la bobina è 28,36 microhenry e ovviamente se io calcolo 32 diametro interno della bobina, 38 la lunghezza della bobina da prima a ultima spira, ho 38,1 spire con un diametro massimo di 1 mm. Quindi perfetto, io ho un filo di 1 mm e quindi le spire sono in aderenza. Decisamente molto semplice. Vediamo come realizzare la bobina e quali materiali mi servono. Allora, la prima cosa che mi serve è un supporto di plastica per la bobina. Io ho trovato un pezzo di tubo, è un Geberit, diametro 32, è per quello che ho impostato nel calcolo un diametro di 32 mm. Del filo di rame smaltato, e io di solito lo recupero dagli avvolgimenti di
qualche vecchio motore elettrico. Un misuratore di induttanze. Allora, sicuramente questo non è un Fluke, però per 20 euro poco più fa bene il suo lavoro. Un calibro, ovviamente per conoscere la sezione del filo e le varie misure. Spero che sia noto a tutti l'utilizzo del nonio. Tronchesina e tanta pazienza. Allora, ok, sul tubo Geberit, ecco, se lo trovo, ho già fatto un buco dove infilo il conduttore di rame smaltato. Lo lascio un po' più lungo perché mi servirà dopo per testarlo. Inizio con tanta pazienza ad avvolgere 38,1 spire. Ok, fatta. Adesso un po' di nastro per bloccarla provvisoriamente. Terminato l'avvolgimento, testiamo l'antenna. Scusate, la bobina. L'antenna magari la testiamo dopo averla costruita. Allora, da calcolo dovevamo avere un'induttanza, di 28,36. Io ho 28,4, qui ho una sola cifra decimale, però vedo che il decimale oscilla ogni tanto tra il 3 e il 4, quindi ragionevolmente mi posso aspettare quel valore circa di induttanza, considerato anche la precisione dello strumento. Non uso i puntali del tester per effettuare la misura perché cerco di tenere i fili più corti possibili. Ho lasciato dei fili in abbondanza perché ovviamente ho apportato una correzione, ho circa aggiunto mezza spira in più di quello che era la determinazione del calcolo, la previsione di calcolo. Ora, taglio i terminali e la bobina è pronta. Ok, questi sono i terminali accorciati su cui ho effettuato la misura. Il misuratore di questo misura anche la capacità, ha sempre la sede qui, due scassi con dei contatti per effettuare la misura senza i puntali. Ora spero che sia utile a qualcuno che vuole iniziare, a chiunque voglia iniziare la costruzione di un'antenna, di un dipolo accorciato. Questo è il mio metodo, sicuramente ne esisteranno centinaia, migliaia di migliori, più efficienti, ma questo è il mio metodo. In bocca al lupo a Enrico, Italia Uniform 1, Quebec, Mike Quebec, per la realizzazione del suo dipolo accorciato, per la banda dei 40 metri, e 73 a tutti, buoni di ex, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre, è quasi che mi frega.